Benvenuti amici, io sono Salpin. Quest'oggi torniamo su Bus Simulator Ultimate. Dopo secoli e secoli, il gioco è stato aggiornato in una maniera incredibile, però quello che mi preme vedere è se effettivamente il sistema di sbloccare le mappe è sempre quello, nel senso dovete shoppare, perché all'inizio non era così, si facevano le monete normalmente giocando e tu prendevi le mappe gratis. Poi da quando hanno aggiunto il fatto che devi shopparti le monete, poi io ho abbandonato il gioco, quindi vediamo se è ancora così oppure è stato migliorato, non lo so. Questi aggiornamenti hanno portato ad avere licenza ufficiale Mercedes, licenza ufficiale Setra, alcuni autobus rimossi perché facevano schifo, non lo so, adesso hanno rimosso quello, l'unico in cui avevo la mia skin. Poi sistema meteorologico aggiornato, la grafica è stata migliorata, opzione 30-60 fps, le mani del pilota nelle cabine di pilotaggio sono cambiate, attenzione gli hanno fatto la manicure, aggiunto autolavaggio alle stazioni intermedie, sono state aggiunte le stazioni, gli autobus di Gebs, Corlu, Bangkok, Santiago, Vienna, insomma un po' di mappe, è aggiunta la mappa della città e della città della città e della città di Iskenderun. I colori degli autobus sono cambiati. Grazie per aver giocato, Zux. Quindi la lista è abbastanza... Oh, c'è il mio autobus, c'è, attenzione, almeno nel menu principale il mio autobus esiste ancora. Andiamo in carriera, esiste ancora la mia carriera? Sì, però vi parte subito la pubblicità. Già questo è un punto super a sfavore. Solo per cliccare carriera, capite a che livello è arrivato sto gioco? In più poi c'è lo special. 100.000 monete, 50 euro... Percorso automatico, rimuovi pubblicità al costo di solo 10,99 euro. E in più è anche il Mercedes. Carino, però dico, se, ve l'ho detto, se non shoppate in questo gioco non andate da nessuna parte, mi sa. Sei sicuro? Questa possibilità è solo per un numero limitato di giocatori. Tranquillo, non ti preoccupare, ciccio, io il mio autobus qua. Apriamo, ok, durata una moneta. Ok, e poi 1600. Ok, quindi più guardate video, più avete la possibilità di raccimolare qualche monetina da questi regali. Ma sono briciola a confronto ai costi delle mappe che adesso vediamo. Andiamo ai terminali, vediamo il costo di questi terminali. Guardate qui quante città che abbiamo, cioè quanti paesi che abbiamo. Ma sono un casino. Però il loro costo dobbiamo... Che... Peggio della pizza di Buona Pizza, che non è che non mi si sposta. Allora, tipo Afghanistan, no? Quanto mi... 30 euro, ora, di qua che voi raccimolate 30 euro non pagando, ci mettete mesi. Mentre, se io vado in una mappa già sbloccata, possiamo aggiornare le varie città pagando sempre monete. Per sbloccare le altre, 85 euro. Cioè, capite a che livello siamo arrivati? Ecco perché ho sospeso la serie di questo gioco. Vi costringe sostanzialmente a giocare sempre sulle stesse mappe. Io ho avuto la fortuna di potermele sbloccare qualcuna all'inizio proprio del gioco e quindi qualcosina in più. Oh, ma chi inizia a giocare ora si attacca praticamente. Andiamo in Italia, andiamo... No, partiamo sempre da Palermo. Palermo mi pare che l'avevo sbloccato, ok, soddisfazione 5, vabbè. Tra l'altro poi gli aggiornamenti costano altro oro. Infatti l'ho speso. Perfetto. Due. Non era scritto però che mi costavano due. Comunque, se ne sono andate le uniche due monetine che avevo. Meglio così, meglio così. Andiamo ai itinerari e partiamo, non lo so, da Palermo e raggiungiamo Napoli. Andiamo, facciamo Palermo-Napoli. Il traghetto non esiste in questo gioco, almeno l'ultima volta che l'ho provato. Quindi facciamo un Palermo. L'avevo già fatta ai tempi sta tratta, però alla fine ti fai sempre le stesse tratte. 406 km, 12 minuti. Insomma, un po' lunghetta, però dico col traghetto, tac, ci arriviamo subito, instant. Accetta, incarico, e per la vendita di biglietti dovete aspettare 5 minuti. Oppure parti ora pagando un oro, quindi la monetina. Oppure guardando il video, acceleri. Mi guardo il video. Fatto. Pronti per la partenza. Totale 1800 euro, dollari, quello che è, pochini. Per 400 km un po' so pochini comunque si soldi. Vabbè, pronto per il percorso. Biglietti venduti 55 comunque, ok. Non c'è possibilità di selezionare il costo del biglietto. Se non sbaglio c'era prima, ora... Allora, vediamo un po'. 8000 pulsanti, specchietto retrovisore, telecamera, ok, vediamo quella esterna così ci rendiamo conto se effettivamente qualcosa è cambiato a livello grafico. I 60 fps io dove li impostavo? Forse prima? Il cibo, non ho shoppato il cibo, che cacchio mangia la gente? No, aspetta, io esco allora.
Salve, c'è no, menu principale. È perché mi sono scordato a comprare un po' di cose. Palermo, Napoli. Quanto lo facevo? 40 euro. Sti gran cacchi. Ok, poi. Cloud che? Ristorazione. Portiamoci un po' di acqua, un po' di popcorn, un po' di ciambelle, un po' di pretzel. Ok, 36 euro. Il costo quasi di un biglietto, praticamente. Vabbè, ma credo che due bastino. Tre, facciamo tre. Accetta. Poi questo che? L'ora alle 13 va benissimo, tempo a caso proprio. Ok, e niente, itinerario salva, la salviamo così e partiamo. Totale 1200, biglietti venduti 29, perché qua c'è la fregatura che se voi aumentate troppo il costo del biglietto, ne vendete di meno. Eccoci qua, e si parte. Adesso devo ricordarmi, qua tac, specchio retrovisore. Allora, questo che è apertura porte. Questo che è il bagagliaio, ok? Ok, vabbè, wifi, stream, un po' di aria condizionata, cibo, regolazione sedile, WC, pure il WC. Per adesso chiudo, tanto non c'è un cacchio. Andiamo, forza, si parte! Carichiamo la gente. Aspettate che mi organizzo qua perché devo essere sempre allineato come un aereo. Va che sono allineato. Tac. Oh, perfetto. E adesso apri il bagagliaio. Apriamo il bagagliaio. Apriamo le porte numero 1 e numero 2. Apriamo il bagagliaio. Porta numero 1 e numero 2. Oh, fatto. Oh, e vediamo la gente che sale. Lì c'è lo steward, quello che. So io, forse, il pilota direttamente. Vabbè, no, io sono seduto. No, quello è lo steward, l'accompagnatore, l'intrattenitore di bus, di viaggio. Allora, quanti brutti esseri stanno salendo qua? Quattro gatti proprio. Io mi faccio una tratta con quattro gatti per guadagnare 1200 euro. Ma io perché non cambio lavoro? Ma io devo cambiare lavoro. Fatto tutto qui? Che facce di capra però. 29 biglietti venduti. Che facce di Let's capra. get started. Passeggeri, Drive no. safe. Via, chiudiamo le porte. Accendiamo wifi, multimedia, aria condizionata. Gli accendo tutto. Non so, c'è caldo. Io gli accendo. A quanto gliela metto sta cosa? Come si sposta più che altro? Oh, così. L'aria a 16 gradi, dovete morire di freddo proprio. Retrofront e si parte per una nuova avventura, un nuovo viaggio. Ok, e via, ragazzi. Ah, gli ho acceso tutto, l'aria condizionata gli ho accesa. Accendigliela perché poi qua la gente si lamenta. Però non vedo lo specchio. Come lo Let's sposto get sto started. coso? Drive safe. Stai zitta tu. Niente, vabbè. Ora, hanno detto che hanno aggiornato mappe. Ora i cittadini danno le precedenze. Vabbè, vediamo tutto ciò. Le frecce sono lì, ok? E via, si parte. Lì c'è pure la polizia che vi fa le multe. E via che mi insinuo. Si parte. Ok, le mappe sono belle, effettivamente. Penso sia aggiornata. Non riconosco assolutamente la città. Secondo me le città sono fatte un po' a caso, tranne per alcuni proprio. Cosa c'è scritto? Napoli? Da quando in qua a Palermo si è visto un cartello Napoli? Non ho riportato la politica dei prezzi. Ma vattene a funghi, va! Costa 40 euro il biglietto. Se non vuoi pagare ci vai in monopattino. Ma che me ne frega a me? Ma non l'ho capito. Allora, attenzione qua. Spediti. Sempre e comunque. Non è un po' strano colpire tutto sulla strada? Io, che ho colpito? Un piccolo incidente? Che ho colpito, scusami. Un crack l'ho sentito. Sono soddisfatti. Un po' di cibo glielo serviamo. Io la fame non la vedo più però la loro. La loro fame io non la vedo più. Vabbè, andiamo dritti. Sono cambiato un po' di cose. Dove cacchio la vedo la fame io? 89, quella è la mia velocità. La benzina. Vado sempre dritto, giusto? Ok, un po' vacillante sto auto. O quantomeno i miei controlli. Da quando in qua poi a Palermo abbiamo i cartelli verso Napoli. Vabbè, dettagli. Comunque, le mappe, sì, effettivamente c'è. Ok, non so se. Non ho sbattuto, ma non rompere. Non solo che. Va, tranquillo. Attenzione, un po' di rally ci sta sempre nella vita. Ma il suono del motore dove cacchio è? Non lo sento io, ho un problema. Forse perché ho i finestrini. Come si aprono i finestrini così? Ora sì. No, quella è la tendina parasole. Perché non sento. Lo sa. C'è, non lo sento io. Ok, c'è.
Avevo il volume basso io. Perfetto. Vale ogni centesimo un veicolo così confortevole. Almeno questa. Almeno questa. Allora, mancano 314 chilometri. 116. Ma come si allungano i chilometri qua? 18. E via. 20. Perché si allungano i chilometri? Dovevamo fare 400 chilometri. Sono troppo aggiornato. Non ti preoccupare, non ci frantumare le scatole. È un piccolo incidente. Ma non è vero, l'avrò sfiorato. L'avrò, ma nemmeno proprio. Corri, Ciccio, corri. Figurati se me ne sto qua. Voi che avete pagato 30 euro e siete in quattro gatti. Figurati se io vado a due, non finiamo più. Già che mi sono assorbito due ore di pubblicità. Via! Quello prendo io, quello piglio. Comunque dovrebbero essere 60 fps. Ho impostato 60 fps. Però io onestamente non li vedo. Sarà per via dello smartphone. Sarà per quel che volete. Ma io 60 fps non li vedo. Vabbè, pazienza, non c'è niente da fare. Dove la vedo la felicità loro io? Ah, qua, qua. Ah, me l'ero perso. Colpa mia. Voglio ascoltare musica. Certo, perché preoccuparsi? Non parlarmi così. Ma qua la gente è diventata minacciosa pure. La musica non ve l'accendo, che è protetta da copyright. In teoria. Allora, accendiamo la musica. Aspetta. L'ora e la... Ah, questi sono gli annunci. Oh, polizia. Aspettate, amici, che cerco di capire dove cacchio è la musica qua. Ah, qua. Ma io c'ho il timer lì. Come lo clicco? Non me lo clicca. Non me lo clicca perché lì c'ho il timer. Ok, canali. Zooks Music. La Zooks Music non credo sia protetta da copyright. Volume, abbassiamolo magari. E lì è difficile da cliccare perché ho il timer lì. E via, via che si parte. 185 km. E facciamoci un po' di curva. Io il posto non lo riconosco. Non so se siamo già a Napoli. Senza traghettare, noi voliamo. Io ho l'autobus che vola. Che ce ne facciamo dei traghetti? Scusate, il mare abolitelo. Rally fuori strada, tranquillo che noi asfaltiamo l'erbetta, la tagliamo. Facciamo una cosa per il comune proprio. Guarda là come ci insegniamo, altro che bus simulator. Qua siamo su bus rally. Ma che cacchio ho colpito? Ero su strada, cacchio ho colpito. Ma che fa, scherziamo? Allora, attenzione, qua c'è un curvone enorme. Là che fa? Farming Simulator. Farming Simulator. Aprirà il VC? E vai a cagare, che vuoi. Ma non l'ho capito. E poi pulisco io. E poi pulisco io, ovviamente. Insieme al mio steward. Prendiamo dritto per dritto. Curvetta destra. Attenzione. Piano, altrimenti la gente mi vomita sull'autobus. E io, come sempre, devo pulire. Tac, da là. E insomma, ste mani, dico, sono abbastanza realistiche. Quel pollice quasi piegato non lo so quanto possa essere realistico. Però non ce l'abbiamo, non c'è niente da fare. Allora, un sorpasso non me lo posso fare perché voi siete lenti come le capre morte proprio. Le capre morte. Accelera autobus. Devo cambiare autobus, ma sono sempre senza soldi. In questo gioco, in tutti i giochi, ma in questo particolarmente. Attenzione, guardrail. Non posso più tentare il sorpasso, ma qui siete lenti, veramente. Dai! Accelerate, brutti esseri. Io devo girare, no? Impedrite. È l'autobus che arriva pure. Che cacchio freni tu? Ma che cacchio freni tua sorella? Dov'è che è messa per ora? Che cacchio ci frenate? Ma se io tento un sorpasso sulla destra, che cosa potrebbe mai succedere? Facciamo un sorpasso fuori strada. Visto qui c'è possibilità di farlo. E via, mandatevene a funghi. Ma chi ve l'ha data la patente, Topo Gigio? Ma ve la siete proprio comprata? Ma dio, sorpasso fuori strada. E chi se ne frega. Ok, mancano 96 km. Qui devo girarmela. O dritto. Rallentiamo un po'. Dritto per dritto. Dritto per dritto, ok, perfetto. Non ci curiamo di nulla. Semafori, io vado dritto per dritto. Niente, sì, le città sono un po' migliorate, devo dire. Un po', non è che hanno fatto tutta sta rivoluzione. Le mappe di Bus Simulator Ultimate sono molto meglio, secondo me. Ultimate, Bus Simulator 2023. Secondo me sono fatte molto meglio, molto più dettagliate.
selezionando le varie città, tu capisci effettivamente in quale città potresti ritrovarti, cioè la identifichi tu la città lì. Qua a me sembra tutto sempre uguale, a parte qualche dettaglio, freccetta, a parte qualche minimo dettaglio, vabbè, vegetazione, cioè, però a grandi linee a me sembra sempre lo stesso gioco, anzi forse è peggiorato, sempre per quanto riguarda centro, sempre per quanto riguarda il fatto dello shopping, perché se voi non shoppate le mappe non ve le sbloccate manco fra un anno, perché le monete le sbloccate un po' a fortuna trovandole nei pacchetti. Ma andata a fungo, dai che non l'ho sbattuto. Le monete le trovate a fortuna, ne prendi i pacchetti regali guardando pubblicità. Ne trovate quante? Una? Ve ne servono 70-80 per sbloccarvi una mappa. Capite un po' il motivo per cui avevo abbandonato questo gioco? E probabilmente lo riabbandonerò. Quindi io oggi ci ho fatto un video tanto per riprovarlo, vedere com'era la situazione. Ma ripeto, 10 minuti di video, di registrazione, li ho fatti solo guardando pubblicità, esplorando un po' il menu. Cioè niente, solo tutta pubblicità sostanzialmente. Quindi non lo so, è carino, coccoloso, ma preferisco il 2023. Freccia, voi che ne pensate? Dove devo andare? Al di là. Voi che ne pensate, ragazzi? Freccia a destra, voi che ne pensate? Fatemi sapere nei commenti se vi piace più questo o il 2023. Dove li lascio sti esseri qua? Lì, sempre allineati come le scimmie. Se vi piace più questo o il 2023, a me tanto di più il 2023. Allora, scarichiamo i brutti esseri qua. Andatevene a funghi, facce di capra. Adesso, sapete qual è il problema? Che voi parcheggiate. Io mi devo prendere il parcheggio. E dovrete sorbirvi un'altra pubblicità. Solo per finire la corsa. E che cos'è? Solo per finire la corsa. Dovete sorbirvi un'altra pubblicità. Me lo ricordo. Madonna, non sono allineato. Ma che fa, scherzate? Vai, accelera. Perché vai indietro? Frena. Ho messo la prima. Accelera, faccia. Non parte più. Si è rotto l'autobus. Che è successo? Vai, più allineato di così non so che fare. Tac, parcheggia qui. Fatto. Siamo arrivati prima. Perché ti dispiace? Allora, bagagliaio, apertura porte e andatevene a funghi. Poi, finendo la corsa, c'è possibilità di incrementare il guadagno. Ma indovinate come? Guardando video. 1037, ho fatto 123 euro di danno. Allora, denaro rimanente, ok. Io appena clicco X, mi parte la pubblicità. Sicuro scontatissimo, guardate. E dopo aver visto una pubblicità, potete avere un bonus di 2592, ma guardandovi. Quindi il bonus lo puoi tenere, che già sono stanco di guardare pubblicità. Ho guardato più pubblicità in questo episodio che giocare. Siamo arrivati subito. È stata più la pubblicità piuttosto che il gioco. Andiamo a vedere questi nuovi auto. Per vedere gli autobus dovete vedere la pubblicità. Per vedere il parco autobus, pubblicità. Mi fate vedere gli autobus, quelli nuovi, il Setra, visto che... Ok, Mercedes, niente, hanno preso le licenze. Ok, però 37.000, addirittura forse posso anche permettermi qualche autobus. Ma proprio gli scrausi. Il Tempra, poi avevano i Setra, avevano preso i Setra. Questo è top class, 273.000 euro. Questo... Questa a doppio piano addirittura, 175.000 euro. E insomma, hanno preso licenze di Setra e Mercedes. Vabbè ragazzi, non credo di portare altri episodi perché, vi ripeto, troppa pubblicità. Poi se provate a staccare la connessione vi dice dovete connettervi. Proprio vi richiede la connessione obbligatoria. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io continuo a preferire il Bus Simulator 2023, almeno nello stato attuale. Bassiamo il volume. Almeno nello stato attuale, perché quella almeno avete le mappe, selezionate quelle che volete. Sono tutte sbloccate le mappe. Lì non avete bisogno di farmare monetine, che ne fate uno ogni mese. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video.